Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Eccomi qua, io sono qua con Edo, appena sveglio e inizia già. E questa pianta la dovrò eliminare, ragazzi, perché da quando striscia lui non gattona ancora, però mi continua a strappettare tutte le foglie. In realtà ho anche paura che se le mette in bocca e poi il rischio è che si dia addosso questa pianta. Amore, non va bene lì, poi dovrò comprare i copriprese, tutte queste cose. Lui domani farà 7 mesi, quindi di sicuro filmerò questo vlog anche domani. Oggi non ve l'ho detto, comunque è lunedì 23 maggio, amore, lazza. E io ho appena finito, come avete visto dalle clip, colazione. Adesso devo iniziare a fare le lavatrici perché siamo un po' indietro. Dicevo, devo iniziare a fare un pochino le lavatrici perché sono un po' indietro. E devo anche cercare di organizzare quella specie di contenitore che vi ho fatto, mi metto qua così mi vedete, che vi ho fatto vedere che ho acquistato dal cinese, perché in realtà vi avevo detto che l'avevo preso per organizzare, diciamo, le varie cartellette, spese mediche, eccetera, di Edoardo, ma non ci stanno, cioè mi ci stanno in verticale, ma non in orizzontale, che era come le volevo organizzare io per salvare un po' lo spazio. Quindi credo che lo adibirò a organizzazione un po' di detersivi. Ecco, complica su tutto, lo sapevo. E niente, ragazze, quindi se Edoardo permettendo, magari oggi facciamo questa cosa. Oggi c'è un tempo un po' bruttino, nel senso che c'è sempre caldo, afa, però non c'è il sole. E tra l'altro sto body gli sta piccolo, però vabbè, mi tira. E quindi spero, dato che come vi ho anticipato nell'altro video andremo al lago, spero ci sia bel tempo nel weekend. Me lo auguro perché vabbè, noi abbiamo fatto la prenotazione con Booking, quindi eventualmente abbiamo la cancellazione rimborsabile. E eventualmente, ovviamente, se c'è brutto rimanderemo. Però spero tanto ci sia bel tempo perché abbiamo proprio bisogno di andare via. Siamo molto stanchi, molto, molto. E quindi in qualche modo dobbiamo andare, se non questa settimana del ponte di giugno, almeno quella dopo. Spero che in sottofondo non sentiate Masha e Orso perché vi ho appoggiato proprio davanti alla tele. E niente, poi devo fare la spesa con mio marito oggi, quindi vedrete anche, non vi faccio lo classico svuota la spesa tutte le settimane, tanto più o meno sono sempre le stesse cose, magari vi faccio vedere la lista e come magari mi organizzo io per lo svezzamento di Edoardo, dato che ormai mangia le cose nostre tritate, ovviamente nei limiti del possibile, nel senso che non gli faccio ne so, i ravioloni con radicchio, quelli già pronti, ma cerco di fare le cose possibilmente più sane possibili. E niente, quindi ci vediamo dopo. Inizio a rifare il letto perché, come vedete, c'è in giro di tutto, dato che di notte Edoardo ancora vuole il latte, quindi mi sto organizzando con la termos e l'acqua sul comodino in maniera tale che così non mi alzo. Le lenzuola le avevo cambiate la settimana prima e quindi oggi vado soltanto a sistemare il letto. Vado adesso a mettere a posto i vestiti che si sono accumulati un pochino nel weekend. Io ho questo stendino dove appunto vado a mettere tutti i miei vestiti, ma anche quelli di mio marito, però quando vedo che si accumulano è un lavoro che faccio solitamente il lunedì, piego, metto a posto, metto a lavare, insomma, riordino.
Adesso alle lavatrici oggi ne faccio soltanto una perché si è accumulato un po' di roba, ma neanche eccessivamente, e tendo sempre a attivarla e azionarla la sera, ma oggi ne approfitto per stendere poi il tutto fuori, almeno non utilizzo l'asciugatrice. Vado come al solito a pretarattare alcuni body di Edoardo e poi aziono, vi faccio poi vedere cosa utilizzo come detersivi. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta. Allora ragazze, ho appena finito il menù e lo sto stilando anche per Edoardo, dato che appunto stiamo facendo praticamente autoslezionamento e adesso vi faccio vedere che cosa ho messo giù, pranzi e cene, e ho fatto. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good esce un disastro, quindi mangerò quello che mangia lui in maniera diversa, cioè a lui triterò le cose, invece per me le mangerò normali. Adesso vi giro così magari potete prendere qualche spunto anche per i vostri bimbi eventualmente. Dicevo, vado a organizzare il sottolavello. Alla fine ho deciso di utilizzarlo così, questo contenitore, perché per quanto riguarda l'organizzazione dei documenti penserò ad un'altra soluzione. Adesso vi faccio vedere un po' come ho organizzato.
Auguri, amore. Fai 7 mesi oggi. Si è bagnato sotto gel vassoio. Ti ha fatto il monello stanotte. Ti ha fatto il Buongiorno ragazze. Allora, è il giorno dopo. Io, come vedete dalla mia splendida faccia, non ho dormito nulla perché Edoardo ogni tanto, il più delle volte ancora non dorme. E infatti è molto pesantino, molto, però oggi in soccorso arriva il nonno, quindi perlomeno riesco un attimino a prendermi un po' di tempo. Stamattina vado anche dall'estetista a farmi la ceretta. Devo fare metà gamba e linguine. Così poi sabato quando partiamo sono a posto. Io ho qua il rullo, di solito appunto lo faccio io, ma aspettate che abbasso. Ma non so perché ho dei micro peletti, soprattutto sulla coscia, che alcuni sono cresciuti in un lato, alcuni in un altro, quindi non sono molto pratica la faccio solitamente quando li ho a una lunghezza decente. Quando sono così faccio un po' fatica da sola, ecco, non è il mio mestiere, ecco. Infatti vedete qua che mio marito, dato che è sceso con il cane, lo fa, esce sempre con lui il mattino, mi ha preso il cappuccino, dato che qua sotto c'è il bar, anche perché mi ha detto che anche lui ha dormito malissimo. Lui è da circa 2 mesi che dorme sul divano perché non riesce a carburare altrimenti per andare al lavoro. E in realtà ultimamente, circa da 2 settimane, a Edoardo gli sto mettendo il sottoforno, in sottofondo, sì, sottoforno, vabbè, in sottofondo il rumore sul telefono, e quindi mio marito, lui di notte non tollera nessun rumore. E preferirebbe, diciamo, sentirlo piangere, però è l'unico modo che riusciamo un po' a gestire il sonno. Ecco, di Edoardo, altrimenti ho visto che non mettendogli niente a volte si sveglia molto nervoso, piangendo anche forte. E quindi ho fatto questa prova, ho visto che funzionava, glielo facevo anche da neonato, poi avevo smesso e adesso ho ripreso a fare questa cosa. E basta ragazze, quindi poi vi faccio vedere magari il centro estetico nuovo, perché è la prima volta che ci vado. Ho optato per un centro proprio vicino a casa mia perché mi potevano prendere solo alle 11, e alle 11 lontano da casa non riesco, perché poi alle 12 devo essere a casa che il nonno va via, quindi ho preso questo qui. Insomma, tanto la ceretta più o meno in tutti i centri è simile. Mi ero già fatta il mio latte e caffè, però questo mi intriga di più, quindi mi bevo questo, e questo magari lo tengo per oggi. E basta, poi vedo se riesco anche a lavarmi i capelli, perché in realtà potrei lavarli mercoledì e poi mi durano fino a sabato, però poi li dovrei rilavare perché voglio andare al lago con i capelli puliti, insomma, ecco, vediamo, vediamo un po' cosa riesco a fare. E niente, vi metto poi qua, dopo questa clip, la torta che ho fatto ieri a Edoardo di mele. E non vi faccio vedere tutti i passaggi perché li voglio registrare in un altro video, nel video seguente a questo, perché altrimenti uscirebbe una cosa un po' troppo lunga, ecco. Gli ho fatto fare merenda con quella, lui è piaciuta tanto. In realtà l'ho fatta, vedrete poi la ricetta, l'ho modificata tutta perché non gli ho messo il burro, non gli ho messo lo zucchero, e gli ho messo un uovo solo e la farina non integrale ma normale, perché sapete che ai bambini le cose integrali fino all'anno e mezzo mi pare meglio non darle. Comunque poi vi faccio vedere, giusto per farvi vedere come è uscita, come si presenta. E niente ragazzi, poi vi faccio vedere al massimo dopo il centro estetico. Poi credo chiuderò qua il video perché ho ripreso come al solito più cose, perché un giorno, cioè filmare in un unico giorno, io non riesco con lui, quindi i miei vlog sono un po' così. Ci vediamo dopo.
Eccomi ragazze, allora ceretta fatta, sono senza peli e niente, vi ho fatto, adesso appena salgo in macchina vi faccio vedere il bigliettino che mi ha lasciato la ragazza del centro estetico. È stata molto carina, mi è piaciuta, poi vabbè non ha un prezzo eccessivo, ovviamente io sono solita a farle da sola, però insomma ero stretta coi tempi questa settimana prima di partire, e poi gli volevo anche far sistemare le sopracciglia, ma mi ha detto che andrebbe sistemata alla forma e quindi vuole aspettare che mi crescano, dato che io le avevo toccate 3 giorni fa. E guardo di qua che devo guardare di là. Bene, adesso vi faccio vedere il bigliettino, così poi vi saluto e vi do l'appuntamento con un altro video prossimamente. Allora, il bigliettino rigorosamente rosa, quindi ovviamente mi piace. C'è scritto la data e poi mi ha scritto: prenditi cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Benvenuta Valentina e come estetica. Lo terrò perché mi piace ed è un motto che in effetti è così. Dobbiamo amarci perché il nostro corpo è l'unico posto in cui dobbiamo sentirci bene. Insomma, dopo questa piccola parentesi io vi saluto. Così vi edito il video, credo per venerdì, quindi se non ci sono intoppi ve lo metto online per venerdì. Ve lo sto caricando col cellulare, quindi cioè il caricamento del video su YouTube avviene col cellulare, non con PC, e quindi ci mette sempre un po', è per questo che io mi porto molto avanti con le riprese. Infatti oggi è martedì, quindi dovrei proprio riuscire a mettervelo per venerdì. Il prossimo video vedrete la preparazione della torta, io vi anticipo sempre un pochino i video, e la preparazione delle nostre valigie per prepartenza. E niente ragazze, vi mando un bacio grande, grazie per aver visto il video, vi invito se avete piacere a mettere un like, un commentino, che io vi risponderò con molto piacere, e se vi va ci vediamo qui con un prossimo video, ciao!